Pronte per il rientro a scuola? Iniziamo il make-up tutorial. Potete optare o per una BB cream o per un fondotinta in polvere se volete fare un trucco completo e io opto per quello in polvere nella colorazione Tarn Warm e questa è di neve. Lo applico con il mio kabuki e lo applico in maniera poco uniforme perché comunque mi serve solo per attenuare leggermente il rossore della mattina. Ora prendo la Complexion Perfection e questa non so se si è capito ma mi piace e la vado ad applicare appunto sulla zona T principalmente e questa aiuta tantissimo ad attenuare i rossori del viso oltre a fissare molto bene il fondotinta. Sopracciglia e i brow gel le vado a pettinare e in maniera davvero molto molto semplice e veloce vado semplicemente a delineare la parte diciamo mancante e vado poi a riempire i buchetti nella parte iniziale, ma non sto a definirle particolarmente perché voglio lasciare un look più che naturale. Ecco fatto, molto semplice direi, e per fissare molto bene il prodotto applico sopra ancora un po' di cipria. Ombretto, questo è di Kiko nel colore 204 e con il pennello da sfumatura lo applico sopra la piega dell'occhio. Successivamente vado a prendere il 213 sempre di Kiko e lo applico sulla mia palpebra mobile. Come potete vedere sono andata a scegliere due colori molto naturali e semplici per lasciare il look il più delicato possibile. E poi con il pennello da sfumatura vado a uniformare i due colori. E voilà, gli occhi sono terminati. Vado giusto a illuminare un pochino sotto l'arcata sopraccigliare e all'interno dell'occhio con dell'illuminante. Ed ora correttore prolonger di MAC e lo applico con le dita. E lo fisso ancora con un pochino di cipria. Ed ora mascara, questo che è il di Divage in 90-60-90. Lo applico sia nelle ciglia superiori che inferiori. Blush, questo è Belle di Mulac e anche questo molto molto naturale. E poi il rossetto, questo è Velvet Teddy di MAC, un rossetto opaco. E voilà ragazze, il look per la scuola, lavoro, ufficio è terminato. Io non posso che augurarvi un buon rientro, vi mando un grandissimo bacione e vi aspetto a tutti i miei prossimi video e ovviamente se questo video ti è piaciuto, spollice in su. Ciao!